Dunque, oggi si parla di coordinamento infermieristico, navigare a vista o seguire una rotta? Insomma, di che cosa si parla oggi? Sì, oggi è l'ottavo congresso regionale che viene, come dire, si colloca in una realtà interessante che è sempre quella di Arenzano, ormai da molti anni seguiamo questo cliché. Vogliamo in qualche maniera dare una indicazione diversa rispetto agli altri anni. Gli altri anni seguivamo un'indicazione un po' politica, organizzativa e anche sindacale per valorizzare quello che sono le istanze del coordinatore infermieristico. Il coordinatore infermieristico che assume sempre di più un ruolo fondamentale in una complessità molto importante che è quella che è la sanità. Seguire una rotta è fondamentale, ma soprattutto, come dire, fare una riflessione. Infatti il congresso, il convegno di oggi, ha avuto veramente diciamo così, la voglia di andare a esplorare quelli che sono i fondamentali dell'uomo, così per dare proprio veramente una spinta più sociale, più umana anche al nostro agire quotidiano. Ovviamente i colleghi sono stati eccezionali nel esporre quelli che sono strumenti nuovi, innovativi. Abbiamo voluto dare spazio a dei ragazzi giovani che nuovi di tesi, freschi di tesi, hanno sperimentato dei modelli. Questo per noi è stato veramente un momento di riflessione su tutto quello che è il coordinamento regionale della professione. Francesca Valle, allora, uno strumento di miglioramento può essere l'analisi e la formazione, giusto? Giustissimo, quando ho fatto la mia tesi di laurea recentemente mi sono proprio occupata di questo perché durante i miei anni di studio mi sono resa conto di come quanto effettivamente gli infermieri sbaglino nelle cose più comuni, nelle cose che fanno sempre. Quello su cui mi sono concentrata io è il prelievo di sangue. Quindi ho osservato come effettivamente arrivassero al laboratorio analisi tante provette che non andavano bene, che venivano scartate, e questo comportava dover richiamare il paziente per rivenire a fare il prelievo. Quindi, insieme anche all'ufficio infermieristico, alla formazione dell'ospedale Galliera, ci siamo chiesti se un processo formativo potesse essere utile per analizzare prima e poi ridurre questi errori. Quindi abbiamo messo insieme questo progetto, abbiamo fatto della formazione. Personalmente mi sono occupata di redare una checklist, proprio un promemoria che gli infermieri potessero avere sempre davanti quando eseguivano il prelievo, e quindi abbiamo fatto questo, poi è stato fatto un corso di formazione agli infermieri e abbiamo fatto una raccolta dati per vedere se il nostro intervento fosse stato utile, ed effettivamente possiamo dire che anche se dal punto di vista statistico, perché poi abbiamo fatto tutta un'analisi statistica, i dati purtroppo non sono statisticamente rilevanti perché il tempo è stato poco e quindi non c'è stata l'opportunità di fare un grande studio, però diciamo il miglioramento c'è stato e quindi per noi è stato molto importante dimostrare che appunto gli infermieri formati effettivamente possono dare un'assistenza molto migliore, quindi possono migliorare quello che è l'esito nei confronti dei pazienti che abbiamo davanti. Quale sarà il ruolo del coordinatore infermieristico nella futura riforma della sanità ligure? Ma direi un ruolo centrale, una funzione veramente strategica. Io credo che non si può implementare nessuna riforma e ristrutturazione dei servizi sanitari se non si parte da chi quotidianamente ha la responsabilità di gestire le risorse e coordinare le attività e le funzioni. Il coordinatore infermieristico in questi processi che vedranno attivazione di nuove, come dire, funzionalità, quale l'infermiere di comunità, il reparto gestione infermieristica, l'ospedale di comunità direttamente gestito da infermieri avrà già la grande opportunità e grande responsabilità di essere l'attore primario che con l'esperienza del passato e le competenze e capacità che oggi si hanno a disposizione messe ai cittadini, portare avanti con forza e vicinanza l'assistenza ai nostri cittadini con quello che è il ruolo di determinare risorse da una parte e servizi dall'altra. Qual è il ruolo del coordinatore infermieristico in questo momento di forti cambiamenti?
La salute, che è uno degli elementi fondamentali del vivere dell'uomo, sta profondamente cambiando. Se cambia la salute, cambiano anche gli ospedali, cambiano le modalità di concepire anche i ruoli all'interno degli ospedali. Il coordinatore è uno degli elementi fondamentali che ha sempre, diciamo, tenuto in piedi l'ospedale come concetto, perché è la sintesi tra le esigenze che vengono dalla popolazione, da tutto il personale, e le esigenze che vengono da questa riorganizzazione. Quindi è certamente l'anello fondamentale per il cambiamento. La valorizzazione del coordinatore, io credo, possa dare grandi risultati a una nuova sanità. Allora, cosa emerge da questa giornata di confronto sul futuro del coordinatore infermieristico? Allora, gli interventi dei relatori, molto interessanti e stimolanti, hanno sottolineato che in questo momento storico di appunto società liquida e quindi di definizione di contenitori, la parte più importante che spetterà ai coordinatori come guida, come maestri, sarà quella dell'identità. E questo concetto di identità fonda proprio le sue basi sui contenuti specifici dell'essere leader e del saper motivare un insieme di team e di professionisti che, ahimè, in questi ultimi anni ha subito dei profondi cambiamenti. Il primo è quello relativo proprio all'età media. C'è meno turnover e quindi il fatto che le persone da molti anni ormai ricoprono questi ruoli, che appunto nell'ambito sanitario sono anche molto stressanti, rendono per il coordinatore la vita di programmazione sempre più difficile, perché devono trovare nuovi stimoli. E appunto nelle relazioni di questa mattinata si è approfondito quali potevano essere le rotte o comunque le tecniche che devono essere utilizzate per creare queste condizioni, che devono essere poi applicate anche a un assistito, a un malato che è cambiato e a un concetto di salute che è cambiato. Qual è il futuro del coordinatore infermieristico? Navigare a vista o seguire una rotta, come da tema del convegno? Sì, in questo momento storico, in questo momento, nel momento attuale di come si trovano, di come si muovono comunque gli operatori sanitari all'interno delle strutture dove operano giornalmente, dove lavorano giornalmente, sicuramente diventa molto, molto difficile proprio per i continui cambiamenti che ci sono a tutti i livelli sociali e anche comunque a livello delle strutture sanitarie. Certamente seguire una rotta sicura, avere dei punti fermi, diventa molto difficile. Proprio per questi continui cambiamenti che sono in atto ormai giornalmente a livello lavorativo. Però comunque gli operatori sanitari, i coordinatori infermieristici, caposala in particolare, devono comunque avere dei punti fermi ai quali riferirsi, ai quali ancorarsi anche e non solo nei momenti di difficoltà. Quindi la prima cosa è quello che i coordinatori infermieristici caposala devono avere ben presente: qual è il loro ruolo e qual è la loro mission, quello che devono, tra virgolette, fare per far sì che il proprio contributo all'interno dell'equipe di lavoro che si occupano del socio sanitario, sapere benissimo qual è quella parte di competenze, di attività, di risposte che devono dare per far sì che tutta l'equipe, che tutto il gruppo di professionisti possa rispondere in maniera positiva a quelli che sono i bisogni della popolazione. Noi con questo convegno, con questo evento, vogliamo far riflettere da una parte i coordinatori su queste tematiche e dall'altra dare comunque degli spunti di riflessione, come ho detto prima, e dall'altra dare anche delle ricette, tra virgolette, delle ricette generali a cui i coordinatori infermieristici devono avere ben presenti per poter superare appunto questi momenti di difficoltà in questo contesto sociale in continua trasformazione. Qual è l'importanza della certificazione ISO?
Allora, la certificazione ISO al giorno d'oggi è molto importante, in quanto comunque fino a un po' di anni fa, parliamo dei primi anni 90, non era ancora un concetto molto conosciuto in Italia. È stato portato in sanità circa nel 92 e nel ruolo sanitario è molto importante perché oltre ad essere comunque in variegati campi il concetto di qualità, nella sanità risulta un potenziale per il miglioramento assistenziale, quindi anche visto dalla parte di un coordinatore infermieristico è importante perché serve sia per avere poi degli indici di risultati alti al fine della qualità assistenziale e il ruolo del coordinatore infermieristico è anche parte motivatore dell'equipe, in quanto la figura del coordinatore in continuo cambiamento al giorno d'oggi funge un po' da mediatore tra il paziente, l'equipe infermieristica e anche tutto il resto degli operatori e anche una parte di direzione sanitaria. E quindi in questo senso cercare di rispettare delle regole che sono appunto all'interno della certificazione ISO, perché definisce degli standard tecnici e precisi per quanto sono le definizioni di protocolli, di procedura, di bilancio, porta poi infine a un risultato per la soddisfazione di chi ne fruisce, quindi in questo caso il paziente, che dobbiamo ricordarci che è sempre il punto focale di tutta l'assistenza e di tutto il sistema sanitario. Grazie. Qual è l'importanza della valutazione multidimensionale? La valutazione multidimensionale è una metodologia di lavoro che permette a diversi operatori, che sono poi il nucleo fondamentale del processo di cura, tra cui medico, infermiere e assistente sanitario, di definire quindi il processo assistenziale del paziente. Abbiamo diverse infrastrutture che possono permettere una corretta valutazione multidimensionale, quali possono essere il briefing, la cartella integrata e un indice che appunto deriva dalla valutazione multidimensionale è l'indice prognostico multidimensionale che parlerà poi la mia collega. Qual è l'importanza dell'MPI? L'MPI è un indice prognostico che definisce la mortalità a 12 mesi, la sua importanza è fondamentale nell'instaurazione del piano individualizzato assistenziale per il paziente anziano fragile e il suo valore aggiunto è il lavoro in equipe che comprende sia la valutazione del medico che dell'infermiere che del fisioterapista e dell'assistente sociale. In questo convegno si parla anche di bed management, vero? Esatto, il bed management è un nuovo approccio organizzativo che può aiutare sicuramente un'azienda, soprattutto visto le problematiche che ci sono oggi con la diminuzione dei posti letto, con gli iper afflussi o overcrowding, come amano oggi dire gli anglosassoni, di pronto soccorso eccetera, quindi può sicuramente aiutare a gestire meglio i flussi dei pazienti all'interno dell'ospedale, quindi proprio il flow patient, che è il percorso che il paziente all'interno di un'azienda dovrà effettuare, quindi dalla sua ammissione fino alla dimissione. E il bed manager, diciamo, ha questo ruolo di riuscire a dover organizzare con delle risorse che sono sicuramente ridotte, che sono la risorsa posto letto, dover organizzare tutte queste cose, quindi organizzare proprio la risorsa posto letto e poterla dare in modo soprattutto più appropriato possibile al giusto paziente nel giusto setting, nella giusta situazione. Mi ha fatto molto piacere ritornare qui, stavo muovendo i primi passi l'anno scorso e non avevo ancora capito le difficoltà e la complessità. Insomma, devo dire che ne ho fatta di strada, nel senso che non mi sono fermata un attimo e più vado avanti e più mi rendo conto della complessità, ma della meraviglia che il mondo del sistema sanitario e sociosanitario ligure può offrire, le grandi opportunità e la ricchezza che abbiamo. Certo, pensare di riformare la sanità è un'impresa. È un'impresa perché dici da che parte inizio e bisogna trovare un metodo,
Quando le cose sembrano impossibili, devi iniziare, ti fermi e dici da che parte inizio. E sono partita da me. E ho detto, prima devo conoscere, devo capire, prima di riformare. Perché ne abbiamo viste tante di persone, no? Che cambiano le cose per peggiorarle. E allora da qui l'idea di un libro bianco. Un libro bianco che è partito dall'analisi dei dati in possesso dell'amministrazione, offerti in trasparenza a tutta la comunità. Sono tutti online, sul sito ARS, li potete leggere. C'è una fotografia con luci e ombre di chi siamo, ma con grande onestà. In altre regioni non è accaduto questo stile, questo metodo di lavoro. I numeri, le tendenze, il trend degli aumenti del personale, la produzione degli ospedali, il consumo, le fughe, tanti dati molto tecnici, di una complessità. Però da lì possiamo partire per individuare le eccellenze, dove ci sono le duplicazioni, come fare per tenere il sistema. E questo sarà un lavoro che restituiremo. Il libro bianco parte dall'ascolto, il contributo arrivato da voi è preziosissimo. E faremo la sintesi di questi due primi mesi di ascolto. Il 9 maggio faremo un evento in cui daremo l'elenco di tutte le persone che hanno partecipato, i contributi ricevuti, e nei mesi di maggio e di giugno scriveremo il testo della riforma. Saranno principi, l'asse portante, lo sapete, sarà l'integrazione ospedale-territorio, l'integrazione del mondo sanitario e sociosanitario, con tutto quello che ne consegue e anche il ruolo fondamentale che potrete avere voi nella riforma. E dopodiché ci sarà ovviamente l'approvazione da parte della maggioranza e poi passa la palla a Matteo Rosso, presidente della Commissione Sanità, in Consiglio regionale per guidare questa riforma all'approvazione. Però poi non è finita lì, perché sì, hai una legge, bene o male frutto anche di un confronto con l'opposizione, quindi con diciamo anche quei giusti e positivi compromessi della politica, e poi la devi attuare. E qui entrate in campo voi. O questa riforma la scriviamo assieme, o rimane in un cassetto, viene considerata come una costrizione, qualcosa di calato dall'alto. E allora è questo lo sforzo che facciamo tutti in questi giorni, di ascoltare, di ricevere contributi. Dovete sentirla anche un po' vostra questa riforma. E devo dire, se all'inizio non avevo le idee chiarissime, giorno dopo giorno me la state scrivendo voi, perché con naturalezza stanno arrivando le proposte e i suggerimenti, perché forse abituati a un linguaggio della politica, le domande iniziali della gente era: ma quel reparto lì che fine fa? Ma le ASL le chiudete o no? Domande che per chi arrivava da fuori sembravano un po', vabbè, ma quello diciamo è la coda, cioè serve, produce, è di qualità. L'ASL è un organismo che serve al funzionamento della struttura, è solo un mantenimento di una rendita di posizione. Questo è il processo che dobbiamo portare avanti, e troveremo una ottima sintesi, perché quel che ho percepito fortemente come mancante in questa regione è la mancanza di una governance. Ogni ASL è una repubblica, nel bene e nel male poco ognuno si è arrangiato, e alcune regole che riguardano anche l'organizzazione del lavoro, piuttosto che l'applicazione di regole nazionali e di leggi regionali, sono state lasciate ad una interpretazione illuminata o meno delle singole ASL. E questo non va bene, perché questo è un compito che dovrebbe fare la governance dell'assessorato, lasciando poi comunque la specificità dei vari territori nell'organizzare alcuni aspetti dell'agire. Sarà bello trovare questa sintesi, ma io sono fiduciosa, sono anche ottimista, di poter tranquillizzare i singoli territori, anche quelli che hanno lavorato bene, rafforzando una governance di sistema, nell'interesse del cittadino, perché non è che se uno nasce a Chiavari deve essere più fortunato di uno che nasce a Sarzana o viceversa.
perché tutti i cittadini liguri hanno bisogno di avere lo stesso trattamento e anche gli stessi operatori devono riuscire ad avere un luogo di lavoro che vi consente di avere la migliore pratica, il miglior ambiente, il miglior modello organizzativo. E questo è un po' il frutto, no, di questo primo percorso, di questo andare. Però nel frattempo anche sto percependo che rapidamente si sta anche un po' logorando quello che è lo spirito, quell'entusiasmo, quella motivazione che deve esserci in chi lavora nel mondo della sanità e del sociosanitario, perché è un ingrediente fondamentale. Sta venendo meno la catena di comando ed è un processo probabilmente che è partito molto tempo addietro, ma che sta arrivando a produrre effetti oggi evidenti anche all'esterno. Probabilmente voi questa percezione già l'avevate vivendo all'interno, ma adesso sta provocando anche danni, delle ricadute negative sui cittadini e sui loro bisogni di salute. Bisogna fare in fretta, perché non si può permettere un'organizzazione complessa come quella della sanità che non ci sia più una catena di comando, con qualcosa che accada alle 9 del mattino venga a conoscenza dei vertici alle 3 del pomeriggio. Qualcosa non funziona più. E allora sì, possiamo andare a ricercare la responsabilità di chi non ha, ma significa che è saltato qualcosa. Non è un punto di non ritorno, siamo qui. Basta sapere che si può ancora recuperare questo momento. È una finestra importante che abbiamo. Siamo lontani anche da quei momenti di legittima tensione che sono le campagne elettorali. Si è aperta una finestra di serenità nell'agire della politica. Cogliamolo. E devo dire che da parte vostra ho immediatamente avuto questa restituzione. Non stiamo parlando né di appartenenze politiche o di schieramento, siamo tutte persone con dei ruoli, sanno che questo è il momento, o adesso o mai più. È un richiamo al senso di responsabilità che tutti noi abbiamo fatto a noi stessi e chi più chi meno lo ha percepito, anche chi non lo ha percepito però dovrà arrendersi, che è finito il tempo della campagna elettorale, è finito il tempo delle rendite di posizione, perché nessuno è eterno, neanche la politica, perché se ci sono io qui oggi vuol dire che nessuno è eterno. Abbiamo dato anche noi politici il buon esempio, immagino, e così via. Nessuno è eterno, nessuno può più dire ho il santo in paradiso, qui ho... no. È la restituzione in termini di professionalità e di capacità che deve andare avanti. E io ci credo fortemente nel merito delle persone. Non mi interessa chi sono e da dove provengono. Quando mi dico è bravo, è capace, e allora sì, questo è il metro di valutazione e deve valere per tutti, partendo dai primi. Cioè, è inutile fare la predica se poi si razzola male. Questo è il metodo del lavoro che io intendo utilizzare, non sempre mi porta ad avere delle simpatie, ma ritengo che sia comunque il metodo giusto. Con la maggioranza e con Matteo Rosso la sfida sarà impegnativa. Io credo veramente che riusciremo a portare a termine questo percorso di riforma in tempi brevi come detto, e dopo seguiremo passo passo anche l'attuazione. Perché la programmazione, la legge avrà i principi e poi c'è la programmazione che sarà l'attuazione specifica, sarà calare la riforma sul territorio. Allora sì, lì andremo a interrogarci, i presidi ospedalieri rimarranno tutti ma dovranno trovare una loro identità e allora il problema non sarà quel reparto viene spostato, se c'è la condivisione di un metodo che la logica non è più orientata alla forza di quel luogo in base a criteri che sono diversi da quelli che
è la funzionalità e la qualità di quel servizio, si potranno accettare le scelte che necessariamente dovranno essere fatte. Noi vogliamo che i Liguri rimangano i Liguri a curarsi, che ogni presidio abbia i suoi requisiti di base per essere chiamato ospedale e che ci sia in più anche un'eccellenza individuata da lasciare lì, perché deve diventare un punto di riferimento per i Liguri che sono disposti, per farsi cura al bene, a fare dei chilometri. Non dobbiamo mandarli in Lombardia, in Piemonte, in Toscana, devono rimanere qui da noi. Voi, mi auguro, sarete al nostro fianco, ma non c'è bisogno di dirlo, so che è un punto fondamentale del percorso. Mi avete dato molto coraggio, devo dire, gli incontri iniziali mi hanno dato molto coraggio e molta forza, e quindi sono qui a dirvi grazie. Voi dite, ma grazie a voi per questo percorso che porterà dei risultati, una ricaduta positiva sul vostro lavoro, sulla vostra motivazione, sulla qualità del servizio sanità da restituire ai nostri cittadini. È un dovere. Grazie. Ogni anno ci vediamo, ringrazio Giacomo, Giorgio, tutti gli amici che Carmelo ci conosciamo, e mi fa molto piacere quello che ha detto adesso l'assessore. Poco fa, mi dicevi proprio tu, l'assessore ha accolto quelle che sono state le richieste. È molto importante questo, c'è un dialogo molto forte, tutti insieme o ce la facciamo o è finita un po' per tutti. Però quello che è bello è che finalmente, io lo dico col cuore, emerge quello che è il ruolo dell'infermiere nella sanità. Chi di voi segue ogni tanto su Facebook, io su Facebook metto i sopralluoghi che faccio nei vari ospedali e mi accompagna sempre un infermiere. Io sono un medico, non mi rendo conto che a volte i miei colleghi, ma c'è sempre un infermiere con me, o Giacomo, o Emilio De Luca, qualche luce, ma c'è sempre qualcuno con me, perché credo che siete veramente il primo, chi è vicino al paziente fino in fondo siete voi. Io facevo una battuta poco fa con Giacomo e altri, ma che non è così una battuta? E guardate, poco fa parlavo con la mamma di una vostra collega giù di sotto, quella da Renzano, che è la vicepresidente di Croce Rossa, e parlavo benissimo del vostro ruolo senza sapere che la figlia poi sarebbe stata qua. Quindi le dico le cose senza neanche, non lo sapevo neanche. Bisognerebbe quasi arrivare per assurdo a cambiare il vostro nome a livello nazionale, perché della mentalità della gente, l'infermiera è rimasta ancora quell'infermiera di un tempo, quello che veramente metteva la padella. Oggi voi avete una professionalità altissima, studiate degli anni, siete preparatissimi, ve lo dico con chiarezza, non possiamo rimanere alla vecchia mentalità con l'infermiere, con il paziente, se vuoi solo il paziente anziano, ma in generale è quello che ti passa la padella o è quello che pulisce per terra perché è caduto per terra. Caspita, ma voi siete una forza motore fortissima, avete una preparazione, cioè io lo sento parlando con voi, eccetera. Pensateci, questa è una follia la mia che vi ho detto, però potrebbe anche non esserla. Cioè trovare, dare un titolo diverso alla vostra figura professionale sarebbe un riconoscimento ad anni di studio, ad anni di fatica, anche mi permetto di dire, di spese economiche per sostenere questi studi, che vi sarebbe un riconoscimento dovuto. Pensateci, se vi viene qualche idea, io come abbiamo fatto in passato tante battaglie insieme e qualche turno abbiamo anche portato a casa, anche su questa sono con voi. Ringrazio il cuore l'assessore, ve lo dico, guardate, io sono sempre uno molto schietto, se sa parlare chiaro, davvero ha un'attenzione, l'ha dimostrato subito nei vostri confronti, eccezionale, mi ha fatto un piacere enorme, mentre su altre situazioni magari giustamente ha dovuto un po' più riflettere, su di voi ha dimostrato un'attenzione e io non le mando mai neanche a dire, se non fosse così, guardate, non ci metterete due né tre, la soglia mi conosce, io dicevo poco fa, sono anche un po' birichino di canto, però davvero ha dimostrato una sensibilità, ha capito il vostro ruolo fondamentale in un ospedale. Per non parlare degli ospedali universitari, dove dai due in poi, l'ho sempre detto, trovi l'infermiere e lo specializzando, spesso è uno strutturato che gira, che fa i salti tra tutti i reparti. Quindi grazie di cuore per quello che fate, Sonia, sosteniamo in ogni modo, perché davvero senza di loro gli ospedali vanno avanti.